Voleva vedermi? Lei è un detective privato, eh? Credevo che esistessero solo nei libri o che fossero dei viscidi individui che spiano nei corridoi. È ridotto male, vedo. E inoltre non sono molto alto. La prossima volta verrò sui trampoli e con un completo da tennis. Non credo che l'aiuterà molto. Allora, pensa che potrà occuparsi di questa faccenda di mio padre? Non dovrebbe essere difficile. Davvero? Credevo proprio che fosse il contrario. No, non direi. Che cosa intende fare come primo passo? Il solito, no? C'è qualcosa di solito nel suo mestiere? Certo che c'è. Perché non guarda pagina 3 dell'opuscolo Come diventare detective privato in 10 facili lezioni per corrispondenza? Suo padre mi ha offerto da bere. Ha letto anche Come diventare un buon attore. Avevo accennato al bere. Parlo sul serio, signor Marlowe. Mio padre... Prego, si accomodi. Senta, signor Marlowe, mio padre è invalido e desidero che questa faccenda lo disturbi il meno possibile. È esattamente quello che mi proponevo io. Davvero? Senza riserve professionali? No. Ha detto che voleva un drink. Ho cambiato idea. Ma allora? Che ne pensa di mio padre? Mi è piaciuto. A lui piaceva Sean. Sean Regan. Immagino che lei sappia chi è. Senta, con me non occorre che giochi a poker. Papà vuole che lo rintracci. E lei? Naturalmente, non era giusto che se ne andasse così. Ha sconvolto papà, anche se lui non lo dà a vedere. È questo che vuole? Lo chieda a lui. Non vedo proprio perché lei debba essere così evasivo. I suoi modi non mi piacciono. I suoi non mi entusiasmano ed è lei che ha voluto vedermi. Non mi importa se i miei modi non le piacciono. In confidenza non piacciono neanche a me. Ci piango su spesso, specialmente durante le lunghe sere d'inverno. Non perde tempo a cercare di farmi cantare. Nessuno può parlarmi così. Ma